Io ci sono. Eccolo qua. Eccoci si qua. Si stanno collegando tutti. Si stanno collegando. Ben trovato, capitano Galgano. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Vediamo, c'è qualcuno che vuole entrare già. Facciamo entrare? Sì, di corsa, guardate, di corsa, perché stasera dobbiamo andare di fretta. Eccolo qua, è arrivato il primo. È arrivata una carta da parati, più che... Chi sei? Devi un po' centrare la... Se n'è andato, se n'è scappato. Ma faccio paura. No, ma ce ne sono già tanti che vogliono entrare. Vediamo, uno, due, tre. Vediamo. Salutiamo. Entrare, poi abbiamo un ospite. Sì, ciao a tutte e a tutti. Ecco, tutta la community di Inchiostro di Puglia capitanata. Buonasera. Da Galgano. Buonasera, ciao bel bambino, come stai? Abbastanza bene. Che stai facendo di bello stasera, che è martedì? Sto giocando al computer. Bravo, che questa è una cosa buona per il futuro, ti stai creando una professione. È così che si fa, bravo, bravo. Che gioco fai al computer? Sentiamo, perché ce ne sono tanti, sai. Non allora, è che... alleno il Bari. Alleni il Bari. Devo dire che hai scelto un momento non felicissimo per allenare la nostra squadra, perché insomma so che ha preso due capitomboli nelle ultime due partite. Tu invece come sei messo nella tua classifica? Sono quarto in Serie B. Beh, guarda, capitano, che ne pensi di quarto in Serie B? È buono. Devi sapere che Galgano sta al calcio come Berlusconi sta a che ti devo dire? No, attenzione, non ti buttare in queste cose. Come Berlusconi sta a Violante, chi si ricorda di Violante, ma voi siete troppo giovani. Perché non sa niente di calcio Galgano, quello che sa è solamente della sua Puglia, perché lui ama tanto la Puglia. A te cosa piace della Puglia invece? Ma tutto, io amo Bari, amo tutto. È bellissimo, Bari, la Puglia, fantastica, meravigliosa, non è solo cibo, diciamolo, ma è anche grande luce, e non è un caso che la Puglia Film Commission abbia avuto così tanto successo da quando ha alzato la Saracinesca, perché vengono a girare qui in Puglia, perché c'è una luce d'Italia. Chi sono questi adesso? Ma io mi ricordo, è Valentina di San Valentino. Questa è Valentina di San Valentino! Madonna, ti avevo dimenticata, con tutti i figli oggi. Vado così presto. Ah, che meraviglia, Valentina. Com'è andato poi il compleanno l'onomastico alla festa? Sì. Com'è andato poi il compleanno l'onomastico alla festa? Bene? Bene, tutto bene. Il marito poi è tornato a casa o ha trovato la scusa di rimanere al lavoro per tutta la vita? No, tornato a me fine settimana. Ah, benissimo. Quello è il marito. No, lui è mio fratello, mia cognata. Sì, brava, avete riunito la questo famiglia. Questo è il bel bambino dell'altra volta. Questo è il bel bambino, è il mio figlio grande. Che alla fine ti ha dato un bacio dolcissimo, devo dire, e la cosa ci ha colpito tanto, vero Michele? Stasera qui siamo riuniti per vedere la partita. C'è la Juve, lo sappiamo. E tra un po' anche noi vedremo le partite. Perché stasera contro chi gioca il Bari invece? Aspetta che sto chiedendo. Il Bari ha già giocato con il Turis. E com'è andata? Gioca alle 9. Gioca insieme alla Juve. Vabbè, giochi insieme alla Juve. Allora, non le go. Cosa vedremo? Chi lo sa? Non posso dire cosa vedremo, se no Galgano si arrabbia. Vabbè, no. Cosa mangiate voi, se voi tifosi della Juve, cosa mangiate durante la partita? Cosa si spilucca? Voglio vedere. No, sta a dieta. Ah. Si sta a mangiare i mandarini. Bravo, i mandarini, che non è neanche più stagione, però va bene, perché sono secchi dentro. Voi invece, quelli che non vedono la Juve, cosa ve mangiate stasera? Noi abbiamo mangiato un po' di focaccia. Ah, un po' di focaccia, va bene. Uno stezzo, una fetta, mezza ruota, la focaccia va a misura. No, un bel pezzo. Un bel pezzo. Galgano, secondo la tua esperienza in questa community, un bel pezzo di focaccia a quanto corrisponde? Un quarto di ruota? Più o meno. La ruota si misura, è un'unità di misura la ruota. Appunto, sei esperto, okay. Galgano. Vabbè. Sì, sai. Noi dobbiamo far entrare gli altri. Un saluto al grande tifoso della Bar e un saluto ai valentiniani. Da oggi noi siete questo per noi.
un bacio grosso. Ciao, 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 ciao. Eccoci. Ora, Faccio... veramente gioca la Juve stasera, sì? Non lo so, non seguo il calcio. Ma stiamo rovinati. Stiamo rovinati. Stiamo rovinati. Allora, siamo qui, sì. C'è un sacco di gente che vuole entrare, però prima di tutti dobbiamo fare entrare l'ospite. Aspetta, scusa, della serata. Facciamo entrare l'ospite, però devo dare la buonasera a Marisa Racanati, che adesso ce l'ha data lei a noi, noi gliela diamo a lei, Michele, okay, perché noi siamo persone. Quello che noi riusciamo a leggere rispondiamo, ragazzi, perché sono tantissimi messaggi. Allora, presentiamo l'ospite, fallo tu, okay. che sei allora, vediamo casa. Se c'è, vediamo se c'è. Che è già allora, tanto se c'è. Lui innanzitutto è un amico, sì. Del progetto Inchiostri Puglia, viene da Taranto, ed è tante cose, perché è uno youtuber. Buonasera, sta qua. Ed è tante altre cose, uno sceneggiatore e che più. Se vuoi aggiungere tu qualcosa. No, io posso solo aggiungere una cosa che ho salvato, adesso lo faccio vedere. Questo filmato che poi non so neanche se si dica filmato, che è uscito ultimamente e che in pochi secondi rappresenta perfettamente, e perciò adoro Nicola, rappresenta perfettamente la situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ve lo faccio vedere. Come si fa a girare l'immagine? Si può fare in una diretta o no, secondo voi? Credo di no. Credo non ti di avventurare, no. Allora, non ti no, avventurare. No, lo faccio. Si vede questa cosa qua? Sì. Bravo. Si allora, vede, si vede. Sentite che cosa ha combinato questo in pochi secondi. Ha raccontato quello che noi abbiamo passato durante il Covid. È positivo, ma Franco è positivo. Franco è positivo? Che cazzo è Franco? Che cazzo è Franco? Ho riso un'ora, Nicola. Ho riso un'ora perché è una cosa proprio che io quando l'ho vista non capivo i primi secondi, non capivo dove volessi andare a parare. Appena l'ho capito, ho strisciato per terra dalle risate. Complimenti, bravo, mi piace assai. Sapere di averti fatto ridere è tipo un gol della vita, visto che ho iniziato a fare sto mestiere per colpa tua. Quindi lo so, ma io lo so, però mi hai fatto ridere assai. Allora, Nicola Conserva, raccontiamolo per i pochi che non lo conoscono. Allora, non sbagliare il cognome, Converse. Converse. Nicola, perché qua il cognome si sbaglia. Eh sì, però tra l'altro con questo cognome non poteva che partecipare stasera a questa conversazione. Bravo. Voglio dire, quel video che hai appena fatto vedere tu, l'ho cercato su TikTok e ho visto che ha raggiunto 10 milioni di persone, ha fatto dei numeri incredibili. Spiegabilissimo invece, Nico, spiegabilissimo. No, perché poi sì, fa dei video su TikTok che sono virali, è seguitissimo, però questo poi un po' sminuisce quello che è Nicola, perché Nicola è uno scrittore, scrive per Mondadori, è uno sceneggiatore, un regista. Ha fatto anche un cortometraggio, ne ha fatti più di uno di cortometraggi, ma uno addirittura nel 2018, Nicola, arrivò nella cinquina finalista del Davide Di Donatello. Mezzanotte 00. È la prima volta che una commedia finisce in cinquina di Davide Donatello. Erano 30 anni che non ci riusciva nessuno. Quindi ho onorato di aver fatto sta roba. Certo. Sì. E poi da allora tu hai cominciato una carriera che non è solo quella, tra virgolette, perso Antonio, voleva dire tra virgolette del creatore di contenuti, ma anche dello scrittore, cioè non sei un solo creatore digital di contenuti. No, per mestiere faccio proprio lo sceneggiatore e il regista, quindi diciamo che una roba nata per scherzo è diventata un lavoro vero e proprio, ma soprattutto continuare a fare su TikTok o su Instagram è puro divertimento, perché in realtà metto solo roba che mi fa divertire, quindi non lo faccio perché devo. Finché un hobby si percepisce e funziona. Ok, ora recuperiamo Antonio. L'ho Vai perso, tranquillo. Lo rinvito, perché lui è poco tecnologico. Antonio. Ok, Antonio. Eccolo. L'ho rinvitato. Eccolo qua. La domanda è arrivata? Sì, è arrivato, ho anche risposto, se vuoi te la ridico. No, ma risposto. Poi la domanda che ti voglio fare io, Nicolà, i tuoi colleghi, quelli seri, quelli impostati, che cosa dicono di questa tua anima che si mette in gioco sui social? Ma in realtà no, perché in realtà il messaggio che si può sempre far passare è che non importa il mezzo, l'importante è raccontare una storia, che sia in 15 secondi, che sia su un'ora e mezza, l'importante è che abbiamo raccontato e strappato una risata. Come ha detto Antonio prima,
evidentemente questa roba di Franco era talmente giusta in quel periodo storico che ha funzionato. Ma quella è dovuta veramente a una telefonata che io ho ricevuto dell'ASL sbagliata e non sapevo chi cazzo fosse Franco. Quindi sì. Ah, quindi è tratta dalla vita vera. Dalla telefonata di due minuti prima, perché io ho fatto la mamma, Franco è positivo. No, ma rimanendo ai tuoi video sul web, io ti volevo chiedere, ma i tuoi genitori che dicono che li tiri sempre in mezzo? Ma sono abituati. Con uno così, guarda che dall'età di 5-6 anni capisci come è fatto un figlio e tu sì, lo dovresti sapere. Galgano, quelle, sì. Si sa che fine fanno poi, se uno ha la testa fresca continua ad innaffiare per tutta la vita. Però a me interessa molto capire come a te, tranne queste cose che sono dei cut naturalmente assolutamente veloci, però una storia, perché in tanti avrebbero voglia di raccontare, ma non sanno da dove cominciare. Allora, uno come te che invece è a fabula, ce l'ha questa vena creativa, come si fa a capire che la storia che è in testa può funzionare? Come si fa per cominciare a scriverla? Perché lì poi arriva proprio di solito il muro. Allora, domanda da $1,000,000. Solitamente ci sono varie scuole di pensiero. Io ne ho una abbastanza strana, ovvero io parto dal finale. Se mi rendo conto che la storia che ho ha un finale, bello, come Cristo comanda, provo a costruirla al contrario. Perché io parto sempre da un messaggio, anche in Mezzanotte 00. Avevo un bellissimo finale e un bellissimo inizio. La difficoltà è stata costruirla al centro. Quindi un consiglio che posso dare io è: se una roba ha le gambe e senti che a un finale non ti sembra banale, è la storia giusta. Ma tutte le storie fondamentalmente sono giuste. Dipende sempre in che modo la stai raccontando. Forse è più difficile capire se è una storia drammatica o comica. Questo qui. Ecco, anche questo è il genere, insomma. Però sì. Tu hai appena detto che l'importante è raccontare, non importa dove. Ma c'è un dove che tu preferisci tra i social, la letteratura, il cinema? Io vorrei tanto, ma infatti sto scrivendo la mia opera prima da un po' di tempo, quindi sì, il cinema è il sogno. Adesso certo. Ci stiamo allenando, quindi... il cinema, ma perché? Galgano, ma tu che li segui in tanti, tu, ma perché il cinema continua a conservare questo straordinario fascino? Questo cinema, ce lo dobbiamo dire. Vedi come è preparato. Il cinema è l'ambizione di tutti, però lui già sta facendo tante cose a livello di sceneggiatura, vero? Sì, però Anto, lo devi sapere meglio di me, quando si spengono le luci e vedi il tuo nome lì, c'ha proprio tutto un senso. Sì. Senti ridere le persone nel cinema, per quello non morirà mai, è una sensazione magica. Ma forse la grandezza dello schermo, ma che ti deve, è proprio una magia. Ma in tanti l'hanno detto prima di noi, che veramente i fratelli Lumière che ripresero il treno in corsa che sembrava arrivare nella sala, quella è la magia del cinema, non si scappa. C'è qualcuno che vuole colloquiare con questo bel guaglione? Ma non abbiamo fatto l'invito. Questo bel guaglione può colloquiare con tutte, anche le donne, oppure la sua fidanzata si arrabbia? No, vai. Vediamo un po'. La solita domanda da traffichino, cari amici. Nicola, ma tu sei fidanzato? Sì, fidanzato. Contro chi? No, è una ragazza che non fa nulla di questo mestiere, una persona, grazie a Dio, è normale e sana, uno dei due dovrebbe essere sano. Quindi... Ah, quindi non la coinvolgi nei video? No, non sia mai. Mamma e papà, quanto vuoi? Eccolo qua. Ciao. Ciao, ben trovato. Chi sei? Come ti chiami? Da dove vieni? Quanti fagioli c'hai? Allora. vuoi fare il fiori frutta città? Mi chiamo Nino. Ciao, bel bambino. Da dove chiami? Da Milano. Vuoi parlare un po' con Nicola? L'ho detto alla barese che fa effetto. E parliamo un po'. Fagli una domanda a Nicola. Mi avete preso alla sprovvista. Bravo, non avevamo dubbi. Senti Nicola, se vuoi ti passo a parlare del tempo, visto che anch'io sto a Milano, sta un tempo, c'è vento. Sì, oggi sì, il tempo... Sentite, non ci crederete, ma è brutto tempo pure in Puglia, quindi anzi, no. Io sto pure oggi siamo pari. Sto pure chiuso in casa da mercoledì che mi sono beccato il virus, quindi... Si vedono già i primi effetti! Sì.
Senti, cioè, in tre giorni perdere i capelli così. Ma come te lo sei, sai come te lo sei beccato? Spero per una pomiciata. Ma non, guarda, lo spero anch'io, però non lo so. No, non lo so. Che cosa stai pigliando? Gli antibiotici, le cose? No, guarda, ho preso i primi due giorni la tachipirina. La tachipirina, poi da domenica niente, perché non ho più sintomi. Bravo. Fatti arrivare un po' di primitivo da Manduria, che mi hanno detto essere assolutamente curativo. È vero. È capace di ammazzare qualsiasi. Ma glielo dico mio fratello, ma anche il crifo da Ruvo di Puglia. Come vuoi tu? Tu sei di Ruvo di Puglia? Esatto. Ruvo di Puglia c'ha una zona storica bellissima, dove io ho anche intrattenuto rapporti molto leggeri con una ragazza anni e anni fa, e devo dire che un ricordo molto bello. Tu sei mai stato a Ruvo, Nicola? Ah, voglia, alla stazione di Ruvo, perché ho passato dritto, poi no. E ti devi fermare. Ha preso la Bari Nord, hai preso allora, perché allora, guarda, è l'unica che passa dalla... Guarda, siccome sta scrivendo un film, gli lasciamo, adesso gli strappiamo una promessa, che appena il produttore firma il contratto, tu una dovrai ambientare. Sì. Se il film viene girato in Puglia, una scena la devi fare a Ruvo. Io ti strappo una promessa, se ci sei tu, sì. Va bene, allora io verrò in quella scena. Girata anch'io mi metto nel film. Pure tu, vieni. Pure tu, va. Vuoi far venire pure a Galgano, che pare brutto? Che facevi di Galgano. Va bene. Tu hai mai fatto film, Galgano? No, pubblici no, privati. Non vogliamo conoscere la trama di questi film, Monello. Vabbè, una durata, spero che sia un lungo. No, sono i cortissimi, vanno su TikTok. Lo chiamo nel quel mondo lì che abbiamo capito essere quale, lo chiamano Usain Bolt, figurati. Esatto. È l'attore porno più veloce che ci sia in Italia. Il tempo di dire Chuck si gira. Fatto. Buona. Ed è già buona per Galgano. Senti, va bene. Aspetta, va bene, fammi sentire. Questo che cosa fa a Milano? Io? No, sì. Io lavoro per l'Agenzia delle Entrate. Vedi, Nicola se n'è andato. Vada retro, mamma mia, l'uomo nero, urca. Noi siamo puliti, stai tranquillo. Vabbè, tanto tu stai giù. Ah no, vabbè, però lui che sta su Milano. Vabbè, magari... vedi a lui. Allora, vedi a Nicola. Se però devi vedere, vedi a Nicola. È giusto per non fare il ruffiano, anche Galgano Milano. È vero. Anzi, prendi Galgano, lascia stare noi. Ciao. Appena guarisci, mandaci un messaggio su Inchiostro di Puglia, che ti facciamo gli auguri di pronta guarigione. Va bene, grazie. Buona guarigione. Ciao ragazzi. Ciao. Ma lo sapete che a me mi fa ancora effetto sentire i pugliesi che chiamano da fuori, da Milano, da Gomero? Vero? Sì, dico di sì, perché la vostra storia è una storia bellissima quando riesce, ma quando non riesce è una storia a volte triste. E io sono rimasto ancora a quei tempi, diciamo, essendo anziano. Uè, tutti carica femmine stasera stiamo! Puntata femminile stasera! E questo chi è adesso? Ciao, bel bambino! Buonasera! Genova! Buono, mi state facendo venire là. No, proprio la cadenza di Genova ha preso, vero Nicola? Aspetta, prima di iniziare, che lavoro fai? Io sono l'agenzia. Io mi alzo la mattina e faccio le consegne. Ah, benissimo. Basta che non sei dell'agenzia delle entrate. Da sapere l'agenzia delle entrate. No, perché a noi ancora ci sta sbattendo il cuore a 150, 160, a noi due. Galgano sta a due piedi. No, io allora, non ci sto più, me ne sono andato già. Come ti chiami? Giuseppe, ma tu lo sai che c'è una faccia troppo simpatica? Ma allora, stasera mi è venuta una voglia strana. Bella. Cioè... Tieni. Dove? Minchia. Caspita, uno che fa il film deve dire caspita. La pasta al forno. Aspetta, allora io poso un attimo il telefono perché scatta l'applauso alla pasta al forno. Bravo. Applauso per la pasta al forno. Applausone per la pasta al forno. Non ce n'è per nessuno.
immediatamente cosa ci hai messo dentro e come direbbe Solfrizzi, facci venire la valla. La cuoca l'ha fatto, vedo, Stella. La cuoca l'ha fatto, vedo. La suocera. La suocera ti si è portata a Genova? No, la suocera è di Genova. Sono io l'ospite di Genova. Basta che non ci metti le melanzane grigliate. Quale melanzana? No! No, no. E che, chieda alla suocera cosa ci ha messo in questa pasta al forno che già c'ho la bava, come dice Solfrizzi. Ha messo, cioè, suocera, che abbiamo messo? Il sugo di ragù, la mortadella, il prosciutto, l'uovo sodo. Ah, bravo, una cosa leggera di sera. La bomba atomica. La bomba atomica. Ragazzi, bisogna mangiarla come... Bravo. Cosa, se la si fa, bisogna farla bene. Nicola, quando è l'ultima volta che tu hai mangiato la pasta al forno? E come? Mezz'ora fa. Non è vero. No, domenica scorsa. Nico, sei venuto all'acquario a Genova? No, se vuoi vengo. Vieni. Guarda, se m'aspetta, un'ora ci vuole. Ragazzi, devo dire la verità, Nicola Conversa è tra le persone più gentili e docili che abbia mai conosciuto in vita mia. Ho imparato la dura legge dei social, ma dice sì a tutti. Un problema con l'agenzia dell'entrata. Vabbè. Senti, ma se hai una suocera hai anche una moglie tu, amico mio. La vedo, con cappuccetto azzurro. Amo! Molto, amo! Ma dove parlo sia la suocera che la moglie, ma dove l'avete trovata questa? Nella frittura, come si dice da ma di dove sei? Di Andria? Di dove sei? No, di Toritto sono io. Toritto! Ma lo sai che io conosco il sindaco di Toritto, Pasquale Regina. Buonasera, signor. L'avvocato, sindaco. Pasquale Regina. Vabbè, quando l'ha finita di dirvi i fatti vostri. Vabbè. Allora, Nicola. Ragazzi, però a Toritto è vero che è piccolino, però è il paese della mandorla. È famoso per il paese della mandorla. Hai ragione. La mandorla specialità Filippo Cea, che è dimostrato essere la mandorla più buona dell'universo. Del mondo, è vero. Piccolino, 8.000 abitanti, però... Però... Toritto fece la figura, sa. poliglotta! Esatto! Noi siamo fatti così. Va bene. Più che aggredi, ragazzi, buon appetito. Che ti buona serata. Sempre un piacere. Anche per noi. Forza. Oh, Nico, venite a Genova. Fatemi sentire. Ci vediamo all'acquario alle 9:30. Forza la vieni qua, sei ospite. È come se vieni a Toritto. È la stessa cosa. A Genova è come se vieni a Toritto. Ragazzi, ciao. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao, signore. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ma che bella famiglia questa, bella, veramente. Bravo Galgano, stai trovando delle entrate che danno molta energia, bravo. È venuto qua. Potete partecipare, spunto. Perché mi stanno scrivendo, possiamo partecipare. Certo, possiamo partecipare. Potete partecipare. Dovete mandare l'invito. Vuoi metterne due, uno al posto mio e Nicola se le gioca lui, queste due persone? Che... rimani con me. Io non voglio sottrarmi, ma non voglio neanche che Nicola rimanga in silenzio. Perché... No, ma mi sto solo divertendo un sacco. No, perché davvero... No, una domanda io la voglio fare a Nicola, ma tu da ragazzino, non so, vabbè, forse sei troppo giovane, ma te le ricordi Toti e Tata? No, allora, io l'avevo detto prima, uno dei motivi per cui faccio il regista è per colpa di Toti e Tata. Quindi ecco, sì, sto sul pezzo. Prenditele in faccia al naso, Galgano, con questa storia. Sei troppo piccolo. Te la devi prendere in faccia al naso, che tutti sanno cosa vuol dire. Ah, esatto. Grazie. Quale personaggio, Cucciolo, ti piaceva di più di Toti e Tata? Ah, posso dirlo? Secondo me il polpo dovrebbe andare su Netflix. Il polpo era... c'era Rocco Sanguellatte del polpo, chi se lo dimentica? Il commissario Ciambotto, Saragot, mamma mia, che bei ricordi. Pioneer, ma stiamo scherzando, Pioneer, erano pazzi. Comunque, Nunziante ha aperto la breccia, io sono sicuro che tu conosci Gennaro,
E sarei d'accordo con me che Gennaro veramente ha spalancato le porte ad una comicità che prima era un po' la Cenerentola d'Italia, perché a noi mica ci prendevano sul serio. No, prima era una cosa nostra, era una cosa pugliese. Poi, sì, diventata... poi piano piano, grazie a Dio. Io ce l'ho una domanda per Antonio, se posso, Michele, la faccio. Vai. Quando hai capito, Antonio, che c'era stato lo switch, cioè che stava funzionando? L'ho capito perché noi facevamo la prima cosa che facemmo fu a Telebari ed era Filomena Cosa Depurata. Noi certo. Prima di quello facevamo battesimi, comunioni, matrimoni, estremunzioni, facevamo tutto come serate pur di raggranellare quella 50.000 lire perché eravamo proprio in canna, poveri in canna. Invece capì che qualcosa era cambiato in due momenti. Il primo, quando uscivamo da Telebari verso le 2 e io in macchina tornavo a casa, che era a 3 chilometri, siccome era estate, con i finestrini abbassati e da tutti i balconi che attraversavo in questo percorso si sentiva la sigla di chi lo doveva andare a pensare. Mamma mia, incredibile. Ma ti giuro, allora capì, a Bari è fatta. Poi andammo a Telenorba e facemmo Teledurazzo. Dopo Teledurazzo cominciamo a fare le serate, andammo a fare una serata a Taranto, al Morrev, che era una discoteca grandissima. Sì, sì, io sono di Taranto. Quindi dove c'erano praticamente 8.000 persone che ci accolsero come se eravamo Michael Jackson. All'uscita dello spettacolo, dalla parte posteriore, c'erano i cellulari della polizia, e noi scortati, flash, fotografie, io dissi, ma guarda, se vado a Teramo non mi riconosce nessuno, e invece qui in Puglia, solo per la televisione, siamo diventati tutto questo. Da allora non mi è fregato più niente del successo e ho pensato solo a divertirmi, perché ho capito che è una bolla nella quale tutti quanti noi viviamo, capisci? E quindi tu diventi famoso a Bari, vuoi diventare famoso in Puglia, diventi famoso in Puglia, vuoi diventare famoso in Italia, poi in Europa. Beh, ma se vai dietro al successo è un participio passato, sei finito. Invece bisogna lavorare sul futuro, sulla gioia di ridere, come adesso stiamo facendo. No, vabbè. Mamma mia, stornaiolo per il sociale questo. Sì, appunto, mi avete fatto diventare il polmone. Ti posso... Sono caduto la rubrica... nella trappola della retorica. C'è una femmina, vabbè, per piacere, una donna per piacere. Una ragazza per piacere. Qualcuno al buio. È vero che la luce costa assai, però... Qualcuno avvisi questo qua che sta in diretta su Instagram. Direttamente dall'armadio. Beh, dai, via. Niente, via. Questo... Mi fa ridere se fosse stato un amante nell'armadio. Allora, ecco, qua è arrivata una domanda. Nico, ci racconti una burla? Una burla? O così hanno scritto. Che cazzo è una burla? Che cazzo è la burla? Uno scherzo? Qualcosa che tu hai fatto ai danni di qualcuno? Aspetta che forse... Salve. Madonna, una voce femminile. Nicola, no, sono avanza maschio, tu. No, sono maschio. Sono maschio. Ragazzi. Stai avendo lo sviluppo però, figliolo, perché la voce Francesco dell'altra volta? No, è la prima volta che entro in live. Ah, ok. Okay. Però seguo Nicola su Nirchiop. Nicola, parla tu, Nicola. Okay, allora, di dove sei? Sono siciliano e napoletano. Grazie, bellissimo. Tutte e due. In che senso? Boh, non ho capito. No, sarà la mamma siciliana, il papà napoletano. Però bisogna vedere dove è più di più. Sì, ma dove si sente... Ah, vabbè, è stato bello. Se n'è andato. Vediamo. È andato. Però... volevo dire una cosa a Nicola, che per la rubrica Forse non tutti sanno che... della settimana enigmistica, lo sai? Buonasera. Aspetta, stiamo sentendo una curiosità. Mo veniamo a te, cucciolo. Aspetta, ma tu lo sapevi che Antonio, nella famosissima serie TV Distretto di Polizia, è quello che ha ucciso Ricky Memphis? Bravo, dillo a tutti! Bravo, Galgano, io non le faccio più queste dirette con te. Mi dà del vecchio. Questa è una cosa che sanno in pochissimi. Cramatissimo ai tempi, Ricky Memphis. Cioè, tutti... Come? Hanno chiuso Distretto di Polizia. Sì, per colpa mia. Ma ti dico che io ebbi delle minacce, dovetti fare un'intervista su radio, non mi ricordo, Radio 1 mi sembra, perché tutti quanti ce li vedi. Scusa, ma da me che volete, che se cazzo? Lombrosianamente c'ho la faccia da cattivo. Io nella VIX sono un polmone. Cucciolo, veniamo a te. Come ti chiami, bel bambino?
Ponte, buonasera. Buonasera, ciao. La vita che sognavo di farlo. Da dove ti chiami? Grazie per il cucciolo. Tanto cucciolo. Comunque, da dove chiami? Io ti prego, dimmi che ti chiami con la U, che ti possiamo fare Ugeragno. Allora, io conosco Nicola, non so se si ricorda di me. Aspetta. Ti devo dei soldi, no? No, questa è la solita domanda che attanaglia l'artista conosciuto. Perché c'è sempre nella vita di ogni giorno qualcuno che va, hai capito chi sono? E tu avevo commentato che io ho assistito alla genesi di Nicola. Ci siamo visti un periodo. Ah, pensavo quando i genitori... Da un certo Ruggero e Paolo. No, Nicola c'ha una bella memoria. Cazzarola, sì, certo. Caramba, sì. Ciao. mi chiamo Marco, ti ricordi? Marco. Ti ricordo in una stanza bianca con un monitor gigante, giusto? Ok, sì, ma stiamo parlando di 10 anni fa. Okay. Beh, esatto, stiamo parlando di 10 anni fa. Erano i primi video e dovettero partecipare, erano venuti lui e il suo amico alla nostra azienda a Taranto. Nostra, non era mia, io ci lavoravo dentro, era molto piccola, eravamo due dipendenti e in buona sostanza avevamo lanciato un concorso con dei video che venivano proiettati su degli schermi nei locali e loro hanno partecipato a questo concorso e hanno vinto, tra l'altro. Ecco. Ti credo, la stoffa buona c'era. Vinsero una telecamera e con quella mi sa che... No, quella telecamera se la sono venduta per comprarsi sostanze stupefacenti. Assolutamente. All'epoca non c'era ancora tutta questa passio. Io devo salutare Angela di Venere, che ho letto che vuole essere salutata, e a un'altra Nicola a cui manca il polpo. Vabbè, si può sempre preparare. Senti Marco, e tu adesso di cosa ti occupi? Allora, adesso vivo a Udine. Udine è una città civilissima, bellissima. Vero. E faccio l'informatico perché io in pratica lavoravo come informatico in questa azienda, però ho cambiato. Prima facevamo cartellonistica digitale, quindi filmati su degli schermi nei locali, come pubblicità anche. Certo. E poi, un attimo, che è arrivata anche la ragazza. Finalmente una femmina nella diretta. Se la puoi inquadrare, perché noi stiamo a panna zero oggi. Ma in realtà non la vedo, sta scaricando roba dalla macchina. Adesso vergognati, perché come al solito sta sorridendo. Perché come al solito, con mille scuse, noi ci dileguiamo e loro sono costrette non solo a lavorare, ma anche a fare la spesa. E dunque scatta un altro applauso per queste povere guaglione che fanno la spesa e non è giusto. Ci sono questo per la pasta al forno. Sì, esatto. Esatto. La pasta al forno. Esatto. Poi una bottiglia. Ma veramente pure voi. Veramente mangiate la pasta al forno pure voi. E mi ha portato anche la pittura, perché stiamo ristrutturando casa, quindi tutto. Ma oggi è la giornata mondiale della pasta al forno. Tocca di pinta. Infatti. Madonna. Comunque, è andata via. La prima cosa che ha detto è non mi inquadrare. Lei dà una mano di bianco e una mano di pomodoro, praticamente. Cioè, fa la pancia. Buonissimo, bravo. Sei attento a non sbagliare, perché altrimenti sono guai. Senti, per curiosità, perché mi sta bene nella fama, anche Antonio, Antonio, c'è Gennaro Nunziante in chat. Fosse vero, sarei l'uomo più felice del mondo. È vero, ha scritto dall'account del figlio. Sono Gennaro, stai leggendo Disobbedire? E come se lo sto leggendo? È strepitoso! Gennaro, collegati! Ma mi ha consigliato, Gennaro da sempre è stato, parlo per me, ma per noi, il nostro faro nella notte. Quando noi cazzeggiavamo, lui cazzeggiava con noi da fare paura. Poi a un certo punto, sapete la bacchetta, proprio così, ta 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 ta, scattava la bacchetta e passava un linguaggio, lo chiamavamo noi, un messaggio. Questa cosa è continuata negli anni, pensate, adesso non voglio che si arrabbi, ma lui mi ha fatto diventare agnostico quando io ero latente, non avevo un pensiero diretto sulla fede, ero latente. Sono diventato agnostico grazie a Gennaro,
oggi Gennaro ha la fede e io sono rimasto agnostico, cioè mi ha rovinato la vita sotto tutto, questo aspetto. Tutto il fatto, devi dire, fammi salutare al maestro, non siamo. Dai, vieni Gennaro, collegati un attimo, ti prego. E allora io vi saluto, lascio posto a Gennaro. Ciao, no, Marco, no. Marco, no, aspetta, non dire così, non si dice. No, ma c'è, proprio fatti per Marusso. Proprio a cacciare le persone. Ma se Gennaro ha voglia, perché adesso mi ha consigliato un libro bellissimo, si chiama Disobbedire, ed è di un autore che si meraviglia, si meraviglia del fatto che nonostante le cose stiano andando come stanno andando, nessuno si disobbedisce più, nessuno si ribella più. Ed è un libro interessante da cui io vorrei trarre ispirazione per il mio prossimo futuro, che non sarà chissà quanto, visto che ne ho già anta. Ma non dire così, stiamo sotto al cielo. C'è menopausa. Ma siamo sotto al cielo. Anche quelli che hanno delle community numerose spesso non si sentono. Ma vabbè, lascia stare, tocchiamo un po' di ferro. Marco, tu sei ipocondriaco? No, zero. Io sì. Io pure. Nicola, tu? Ma no, devo dire sì. Nulla. Gennaro sì, Gennaro lo è, lo posso dire. Ma che peccato che non interviene. Quello rompe le scatole, che non vuole mai mettersi. Tra l'altro, lui l'altro giorno mi ha ricordato. E poi no, mi tolgo... aspetta, è in coda, lo facciamo entrare. Dai, facciamolo entrare, dai, sarebbe bellissimo. Quest'anno sono 30 anni del polpo, hai capito, Nicola? Quindi bisogna fare una festa. Detto, bisogna fare il reboot. Allora, salutiamo Marco. Marco, ciao, Marco. Buona pasta ciao. Al forno. Grazie. Un saluto alla fidanzata. Buona serata a voi e... Non sapremo mai cosa ci ha augurato Gennaro, ti prego, palesati. No, ragazzi, se becchiamo Gennaro stasera è bingo, perché no, quello neanche a casa si fa vedere di solito, ma non lo farà mai. Eccoci qua! No! Nicola, vai! Nicola, vai Nicola! Un applauso al maestro, meritatissimo. Grazie, Gennaro. No, vi racconto. Seguiva la diretta perché segue in Irchio. Ah, grandissimo. Da questo brutto. Questo brutto vizio. Cioè, chi si droga? No, noi siamo a tavola, è arrivato lui con questa cosa qua, perché oggi è Santa Margherita, quindi gli auguri. Auguri a Margherita. Margherita è la signora nunziante, diciamolo, perché altrimenti qua si imbrogliano le acque. No. Diciamo le cose come stanno. Allora, dicevamo. Gennaro, ma com'è questa storia che Antonio è rimasto agnostico? Ah no, la sentivo prima di collegarmi. Vabbè, cazzate sue. non c'è speranza, ma io ci provo, ma non c'è nessuna speranza. No, assolutamente. No future for me. Bravo. Senti, ma così il polpo. Nicola ha detto... Nicola ha detto che tutto questo casino che è venuto fuori perché ha visto il polpo, eccetera, eccetera. Quindi la colpa è tua più che nostra. E vuole dei risarcimenti. No, ma grazie a Dio c'è il bonus psicologo adesso. Puoi usarlo forse dopo, tranquillamente. Forse Gennaro non sa che Nicola adesso, anche lui è un giovane regista. Vuoi raccontare un po' quello che stai facendo? Sì, io ho fatto un cortometraggio che è andato in cinquina di David Donatello e adesso sto scrivendo la mia prima opera prima. La mia prima opera prima fa molto ridere. Però. Hanno preso i David Donatello? Sì, è entrata in cinquina nel 2019. Aia, Nico. Come per dire che non porta bene. Adesso inizia la lezione, Nicola. Gennaro, spiegagli bene tutto. No. I premi, come dire, cioè tutta quella roba là mi trova sempre distanti anni luce, perché la scuola che deve andare a fare il compitino, c'è il professore che ti deve interrogare, però va bene, per voi fanno anticorpi, vanno bene. Voglia, è una palestra, scopri un po' come Insomma, quel mondo. Adesso sta scrivendo per Disney Plus, giusto? Adesso sì, per Disney c'è un'opzione con Rai per delle serie. Adesso poi provo un po' il lungo che abbiamo l'idea, eccetera.
Ah, sti giovani registi. Siccome la Puglia è la terra del regista che ha incassato di più nella storia del cinema italiano, che È la non vogliamo verità. nominare, non vogliamo nominare. No, lo nominiamo, Speriamo però è la ti porti verità. fortuna. No, assolutamente, anche perché lavori con un canale molto bello per bambini che adesso sta facendo il film sul Pamela Anderson. Quindi sì, contenuti molto... innocenti. Beh, sai, alle sì, volte bisogna alle avere nervo. Esatto. Comunque, vi volevo salutare davvero. Ciao, poi sì, noi ci ciao Gennaro. Che pagina sei? Sì, sono arrivato a pagina 45-46. Tu invece, in tutta onestà, io ti conosco. Se stai mangiando anche tu pasta al forno, ti tolgo il saluto perché no, non... Ah, bravo. Che ti ha invece, fatto? Cosa si cena la sera? Fai sentire le cose. Come si chiama? Pan brioche. Siamo buonissimo. Vedi? Ah, che meraviglia. Buono, un bel pan brioche. I carciofi che sono del pollo con verdure, benissimo, benissimo. E basta, stiamo scherzando. Basta, un bacio a Margherita e buon onomastico. Grazie di tutto, Gennaro. Grazie, ciao ragazzi. Ciao, mi ha fatto troppo piacere. Hai fatto lo scoop. Galgano, questo è lo scoop, ti giuro. Ci volevano in Irchio. Sì, scherzi a parte, hai fatto uno scoop perché Gennaro davvero è riservatissimo. E invece questo fatto che... È vero o no, Nicola? Questo fatto sì, che... no, era per dirti, io ero più emozionato di te, quindi sì. Bellissimo. Ma tu lo conoscevi già, Nicola? No, mai. Ho conosciuto suo figlio alla prima di un film e mi ha detto che mi seguiva, però lui mai, solo leggende e storie. bellissimo. Vabbè, speriamo davvero che ti porti bene, Nicola. Ragazzi, io devo fuggire, è stato incredibile. Un abbraccio, Nico, grazie a voi. Dopo Gennaro, chiunque dica qualsiasi cosa non ha senso. Un abbraccio e in bocca al lupo, buon tutto a te. Nico. Grazie. Galgano, siamo solo noi adesso a dover decidere se sperire per il pan brioche, perché Margherita, tra l'altro, oltre che una bella guaglione, è una bravissima cuoca, quindi siamo io e te che dobbiamo decidere se sperire per il pan brioche o per le paste al forno. Tu per cosa, dove ti butteresti? Non lo so, io pasta al forno. Allora, il pan brioche me lo prendo io, va bene? Vediamo, facciamo entrare gli ultimi due e poi sì, andiamo sì, tutti a sì, mangiare sì, la pasta sì, al forno. Sì. No, io stasera tengo la seppiolina ripiena. Ah. Leggerina. Ci abbiamo qualcuno? Sì. Ah, okay. Eccolo qua. Ciao. Salve. Tutti e due insieme. Eccolo qua. Allora, aspetta, vediamo. Vediamo prima quel senza offesa con i capelli, poi quell'altro. Allora, come ti chiami? Con gli occhiali. Anzi, no, tutto, no, uno solo con gli occhiali. Come ti chiami? Io? No, quello con gli occhiali non sei tu. Babbo, aspetta. Allora, io sono Gennaro. Tu sei Gennaro? Sì. Ti chiami Gennaro? Sì. 2 Gennaro nella stessa sera, proprio oggi è il 22/02/22. Siamo pieni di palindromi e di specchi. E dall'altra parte chi c'è? Nicola di Conversano, ti conosco bene, benissimo. Purtroppo, Nicola, ti ho riconosciuto anche io. Vedi che io sono uno dei primi che ti ho scoperto. Tu prima che venivi da noi a Telenorbe, io già venivo. Sì, fisicamente. Alla dolce vita. Alla dolce vita nel secolo scorso. Gennaro, tu invece... Egoista. Tu che invece... c'è di nuovo la dolce vita, vero? Sì. Adesso è riaperto come club. Se vuoi te ne parlo, di come sono arrivato là da Conversano negli anni 90. Nei primi anni 90. No, posso immaginarlo conoscendoti. Invece voglio sapere qualcosina di Gennaro. Io sono di Putignano. Di Putignano? E vivi a Putignano? Vivo Putignano e vivo il carnevale di Putignano. Il carnevale di Putignano è insomma uno dei carnevali più importanti d'Italia. Quest'anno anche voi avrete dei carri con i protagonisti di Sanremo oppure state lavorando su altro? La parata dei carri è rinviata all'estate. All'estate, quindi... Perché causa Covid non è stata possibile la costruzione dei carri, quindi è rinviata Anche quest'anno. Però manteniamo le tradizioni, il nostro carnevale è molto lungo e ricco di tradizioni, quindi giovedì sera tutti invitati al giovedì dei cornuti. Ti ringrazio per questo invito. Grazie per l'invito. Auguri, grazie veramente da tutti e tre, grazie. Non lo so se, Nicolo, tu devi andare...
dillo spontaneamente. Lo chiedo a mia moglie, chiedo prima a mia moglie, poi vediamo. Bravo, chiediglielo. La faccio confessare, dai, la faccio confessare. Che cosa dici? Ma secondo me, avviati. Non lo so, aspetta, Teresa, mi chiedono giovedì, posso andare a quello di Cornuto e Putignano oppure non vale la pena? No, meglio di no. Ha detto di no. Vabbè. Ci mancherebbe, ci mancherebbe la... Tu coinvolgi direttamente la tua signora in questa conversazione tra scialacquati. Tu svolevi la donna e io mia moglie ciò che è una bella donna. Benissimo, ci hai fatto felici, ci hai fatto felici. Allora, ragazzi, noi ci aspettiamo su Inchiostro di Puglia da parte di Gennaro la cronaca di quello che accade il 16 a Putignano, perché veramente è uno dei carnevali più belli che ci siano in Italia. Sì. Tra l'altro, nonostante tutto, quest'anno farete le propaggini o no? No, le propaggini si fanno il 26 dicembre e le abbiamo fatte. Una sola, però, solo quella. Non se ne faceva un'altra prima del e non potevate spostarla prima dell'estate, una propaggine, in modo tale da andare... Prima dell'estate vediamo, il carnevale estivo è una cosa tutta nuova, però per tradizione si fa il 26 dicembre la propaggine e l'abbiamo fatta regolarmente nel teatro che quest'anno ha aperto per la prima volta. E speriamo che vada teatro, comunque bene. Bellissimo teatro. Nicola, tu invece cosa cenate e ce ne andiamo. Nicola, tu cosa ceni? Niente. Dobbiamo ancora cucinare. Cosa c'è in programma? Orari del sud. Tortellini burro e salvia. Buono. Burro e salvia è buono. Non è proprio del sud come piatto, però va bene. Sì, lo so. Non è perché è veloce. Ma che vogliamo condannare? Buonissimo. Vabbè, potevi fare la pasta dei cornuti a questo punto. No, però mia suocera mi ha passato oggi il calzone di cipolla, una cosa fantastica, una vera delizia. Dico, quelli del nord non sapete, ci va per due. Ci va per due, cacipolle da qua vivo. Esatto. La cipolla con dolce. Piccantino, un po' di piccantino. Gennaro, con le olive nere. A Putignano, tu si vede dal volto che sei longilineo. Cosa te mangi stasera? Oggi abbiamo mangiato già. Pasta al brodino, perché c'è bisogno. E rape all'olio. Cime di rape con l'olio, un piatto galattico. Come mai pasta al brodino? Vuoi andare? Ti stai preparando all'ospedale? Stai... Sì, no, io no, però mia madre sì, e quindi dovevo... La mamma. Però, Anto, già la mandece guagnone, invece un petto. Devi mangiare il palpito di carne. Sì, tu vai troppo sciupato. Devi andare un po' come me. Un po' più di sostanza. Un palpito di carne. Un giorno che Galgano si farà vedere, ti racconterà cosa mangia lui per essere nello stato in cui si trova. tu potrai riprendere. Lo stato all'estero. Va bene? Vi vogliamo bene, ragazzi. Ciao Nicola, ciao Gennaro. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Mi raccomando, egoista. 1908. No, aspetta, voglio dire una cosa. Io venni con mio suocera, lo spettacolo che facevate, proprio egoista. Sì. E quel giorno tu stavi, facevate voi i biglietti, facevamo tutto noi alla Dolce Vita, sì, perché non c'era una lira. E allora, mi ricordo anche, si pagava 18.000 lire a persona. Beh, no, quello era il prezzo. Ma io ci arriverei anche con 36. Beh, sono molto felice. Ma e qual è questo? Allora, questo è un complimento. Certo, ma io me lo faccio scivolare addosso perché sono timido. Beh, eravamo tutti e tre. Comunque io dissi, Antò, per favore, ci metti avanti per favore, che mio suocero è un po' sordo per stare più avanti. No, non è possibile. Lui è solo di uno spettacolo, salutando tutti, e saluto pure mio suocero. Che disse, guarda, non ti puoi mettere avanti perché anche se sei un po' sordo, non ti puoi... scherzando, no? Non so se mi tiro un calcio sotto al tavolo. E fece bene, perché i fatti della famiglia non si dicono in giro. Perché poi specialmente detti a dei guitti, però noi, poi... classico. Esatto, non pensavo che... diffidare dai guitti, perché la fanno sempre questa cosa. Vabbè, quello è il tuo mestiere. Comunque, vabbè, ci divertimmo tantissimo. Io ho saputo che del vostro locale, la conversavano, girava una voce, che c'era un locale a Bari che era in una strada. Di solito i locali sono in un fiume, sono in mezzo al mare. Non riuscivano a spiegarsi che voi avevate fatto una strada, cioè nel locale avevate messo
con dei segnali state... allora non riuscivo a capire com'è sta sto locale in questa strada. Io sono curioso poi. No, riproponemmo all'interno del locale La Dolce Vita via Veneto della via Dolce Veneto Vita. Bravo, sì, sì, sì. Solo che me lo disse, non riuscivo a spiegarsi, ma pure tu che cazzo è sta strada. Quindi va bene, mo ti do il mio numero di telefono e poi parliamo io e te di questa cosa, perché mo ci mangiare la seppiolina. Un bacio, ma, ciao. E ti voglio ciao. Ciao, scusa, mi ho disturbato. No, 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 ma assolutamente. Che disturbo, nessuno assolutamente. Disturba in questa diretta, nessuno. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Ciao, un abbraccio a voi. Arrivederla, ciao. Signora. Bocca al lupo per il futuro. Teresa, ti salutano. Teresa, arrivederla. Tante belle cose. Beh, è fatta. Okay. Michael, io vado. Mi ha appena mandato un messaggio Nicola Conversa. Grazie per questo sogno realizzato. No, è vero. Stasera è stata. Stasera mi sono siamo noi che ringraziamo di... Nicola. Siamo noi che ringraziamo Nicola, Gennaro e tutte e tutti quanti gli altri per aver partecipato a questa diretta che nasce per caso. Noi diciamoci la verità, potremmo farla molto più comodamente, molto più numerosamente su Facebook, che dove c'è un pubblico un po' più, diciamo, più vicino a noi. Più vicino a noi. Invece noi stiamo tentando la carta di Instagram, io non so perché, Galgano ha detto andiamo su Instagram. Perché questa è prima di cena media, dai, vediamo un po'. L'età. È dal coso fatto dell'età, maledetta a te, maledetto. Va bene, quando è che dobbiamo fare l'altra? Decidi tu, ciao. Dimmi tu, facciamo giovedì? Quando vuoi tu? Dimmi tu. Giovedì, ho già degli ospiti che vogliono intervenire. Ma, è vero che verrà, ma è vero che verrà... il modello di Armani, quello che è il modello da 14 anni. Sta parlato, viene anche lui. Va bene, va bene. Allora, ci sentiamo. Buon appetito a tutti, buona serata e fate i bravi. Fate pure i cattivi, disobbedite, perché poi il libro di Gennaro, giovedì faccio vedere la copertina, ne vale la pena. A volte disobbedire con coscienza è l'unico modo che abbiamo per rimanere a galla. Ciao!